Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani e oggi faremo la lettura angelica a partire da lunedì 19 dicembre, ok? Al 2 gennaio, quindi all'anno nuovo 2023. Quindi trascorreranno 15 giorni circa a partire da oggi, una lettura che attraversa tutte le vacanze di Natale fino ad arrivare all'anno nuovo, quindi veramente un'energia di amore per molti di noi, soprattutto per coloro che sono connessi col portale del Natale. Ricordiamoci che il Natale è un momento prezioso, un momento di grande intensità di amore. Cerchiamo di viverlo con amore, con gratitudine, con perdono, con guarigione per mandare amore e guarigione al pianeta. Quindi, veramente, se approfittiamo di questo portale per connetterci con le frequenze più elevate in assoluto, questo ci consentirà anche di ricevere dei doni preziosi, dei doni di guarigione, dei doni di connessione, dei doni di allineamento all'amore più grande e più puro. Quindi iniziamo prima di tutto la nostra lettura angelica con una preghiera di protezione, una preghiera all'Arcangelo Michele, agli angeli della coscienza micaelica. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore ci seguono in questa lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, gli angeli della coscienza micaelica, Maria Regina Celeste, Maestro Gesù, e vi chiedo con amore di tagliare tutte le corde di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, con amore ti chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie e vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica e fisica in tutti i livelli per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Angelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, è fatto e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Allora, suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi chiedete al vostro sacro cuore qual è, diciamo, la lettura più giusta o le letture più giuste per voi. Quindi potrebbe essere anche A e C, oppure A, B e C, oppure A e B, insomma, dipende da cosa risponde la vo vostra voce interiore, cosa vi suggeriscono gli angeli, cosa vi suggerisce la vostra intuizione. Allora, iniziamo col gruppo A, motivazione. Benissimo. Vediamo un attimino il gruppo B. Tentazione, interessante. Gruppo C, perdere e trovare. Vediamo che cosa ci vogliono lì dire gli angeli. Ok, gruppo A, sii onesto con te stesso, sii onesta con te stessa. Abbi fiducia. Gruppo C, legge dell'attrazione. Vediamo un attimino le carte degli unicorni. Ricevere. Benissimo.
discernimento, molto interessante, gruppo B, gruppo C, prosperità, è molto interessante. Allora, iniziamo con il gruppo A. C'è bisogno di azione, c'è bisogno di motivazione in questo momento. Motivarti ti servirà per agire, ti servirà per concretizzare quello che tu stai cercando di realizzare nella tua vita. Fai un corso di formazione, rivolgiti ad un coach, leggi dei libri motivazionali di crescita personale e spirituale. Questo ti può aiutare assolutamente ad avere il giusto sprint, la giusta motivazione per agire, per realizzare i tuoi sogni, non lasciare i tuoi sogni in un cassetto. Quest'idea che hai avuto, queste idee che stai ricevendo, queste intuizioni, cerca di assolutamente di materializzarle, di creare, di agire, di costruire un disegno concreto di quella che appunto è stata la tua intuizione, di quelle che sono state le tue idee. Naturalmente sia onesto con te stesso, sia onesta con te stessa, perché non, come dire, stando ferma, non riuscirai a concretizzare i tuoi sogni. C'è bisogno proprio di agire, c'è proprio bisogno di azione in questo contesto, va bene? Perché se tu hai un'intuizione, hai un'idea, agisci in quella direzione, l'intero universo come dire, muoverà per aiutarti a cosa? Per aiutarti a ricevere, per aiutarti a manifestare. È molto importante essere aperti al ricevere, va bene? Perché dare, azione, concretizzare, ma anche ricevere, aprirti a ricevere abbondanza infinita, i doni infiniti che l'amore di Dio, l'amore degli angeli, hanno qui per te, per aiutarti in questo progetto che è molto, molto importante per la tua vita, per la realizzazione della tua esistenza come anima infinita su questo piano della terra. Va bene? Bene, passiamo al gruppo B. E c'è un momento, una tentazione, va bene? Questa carta può voler dire che sei tentato, tentata di percorrere una strada più corta rispetto a quella che è una strada un pochino più impegnativa. Alle volte la strada più impegnativa invece è quella giusta da percorrere. Invece molti di voi, molti di noi vogliono ottenere tutto e subito, non cadere in tentazione. Cerca sempre di allineare i tuoi pensieri, parole, opere, azioni nella direzione dell'amore, non cadere nel gioco dell'ego. Cerca di essere onesto con te stesso, onesta con te stessa, va bene? Assolutamente. Non cadere nel gioco dell'ego che vuole farti credere che seguendo una direzione più apparentemente più semplice sia quella necessariamente la soluzione. Assolutamente no, va bene? Cerca di connetterti con le frequenze dell'Arcangelo Michele, prega di più, connettiti con l'amore, connettiti con la sorgente, connettiti con gli angeli della coscienza micaelica, connettiti col tuo sacro cuore, con l'energia del Natale, della compassione, del perdono e abbi fede e fiducia che tutto arriverà nel momento giusto, perché l'amore vince su tutto, va bene? Ok? Agire va bene assolutamente avendo fiducia in te stesso, fiducia in Dio, fiducia negli angeli, perché questi stanno lavorando per te. Ripetiamo, dicono gli angeli, c'è bisogno di discernimento. Cerca di discernere di chi ti puoi fidare veramente, quali sono le persone che veramente possono aiutarti in questo tuo lavoro, in questa tua visione, in questo tuo progetto, discernimento per agire nella direzione giusta, quindi integrità,
onestà, saggezza, allineamento all'amore, fiducia in Dio che andrà tutto bene e discernimento. Usa l'amore, usa la via dell'amore, quella che ti aiuta a discernere il vero dal falso, il giusto da ciò che è sbagliato. Tu puoi farlo, tu hai le capacità, fai meditazione, ritirati in questi giorni di festa, se hai la possibilità di meditare di più, di ritirarti in silenzio, di pregare di più, fallo e non permettere a niente, a nessuno di distrarti da quello che è il tuo progetto, il tuo percorso, ok? Bene, passiamo al gruppo C. Tutto ciò che hai perso può essere ritrovato, va bene? Assolutamente, gli angeli della natura, le fate in questo momento ti stanno aiutando, assolutamente. Voi non ci crederete, mia madre in questi giorni aveva perso una fede, nuziale, ok? È riuscita a ritrovarla pregando, pregando gli angeli, pregando, l'arcangelo Michele, pregando Sant'Antonio per aiutarla a ritrovare questo anello che per lei era veramente importante. Quindi in questo momento io sto parlando di un oggetto, ma anche di cose, di persone, cioè se hai perso magari hai difficoltà in una relazione, hai litigato col tuo partner, oppure sei in una situazione di crisi, hai perso il lavoro, ecco, tutto può essere ristabilito, tutto può essere ritrovato anche in una misura più grande, una misura migliore, in un livello superiore. Quindi abbi fede e fiducia, credi nella magia del Natale, prega e vedrai che tutto andrà benissimo. La legge dell'attrazione sta lavorando con te. La legge dell'attrazione ti aiuterà ad attrarre tutti i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Tu riuscirai a manifestare i tuoi sogni nella realtà, nel piano della materia, perché i tuoi sogni sono accompagnati da un fuoco che brucia dentro di te e che ti aiuterà veramente in nome della legge dell'attrazione, della legge della risonanza a manifestare ciò che tu vuoi, perché stai vibrando in quella frequenza, perché sei in risonanza con la frequenza della gioia, dell'amore, dell'abbondanza e della prosperità. Questo progetto porterà ricchezza nella tua vita, prosperità infinita. Riuscirai a manifestare i tuoi sogni. Abbi fede, abbi fiducia, continua a lavorare, continua ad agire, continua a rimanere aperto alle infinite possibilità dell'amore, perché l'amore può tutto. Io vi auguro una vacanza, delle vacanze di gioia, di amore, di pace, di guarigione. Approfittate di questi giorni del Natale, delle vacanze per meditare di più, per pregare di più, per perdonare di più, per affermare ciò che voi volete essere, fare ed avere, ok? Io veramente con tutto il mio cuore vi abbraccio e vi saluto e per chi vuole lavorare con me, chi vuole ricevere delle letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta, chi vuole lavorare con logo healing per sciogliere i blocchi e lasciare andare paure, sistemi di credenze, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere, con logo healing è possibile ristabilire un contatto con la vostra anima, col vostro sé, con la vostra guida interiore. Assolutamente per qualsiasi sessione di privata, sessioni di guarigione, di riequilibrio energetico, non esitate a contattarmi e se volete imparare ad accedere alle nuove frequenze di luce, il mio prossimo corso online in presenza, ma online, un corso di 9 settimane, un percorso di coaching straordinario. Partiremo a gennaio con la nuova classe, massimo 10 partecipanti, quindi non esitate a contattarmi. Io vi saluto, un bacione a tutti, buone feste e auguri per l'anno nuovo, che tutti i tuoi sogni possano finalmente manifestarsi. A presto, ciao.